Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Mercoledì 11 giugno si è svolto presso la Goldonetta di Livorno la presentazione del libro di Elisabetta Arrighi, Mani che lavorano. Abbiamo ascoltato la stessa autrice che ce ne parla. Questo libro come è nato? Allora, questo libro è nato intanto da un lavoro giornalistico che io ho fatto per il Tirreno dove lavoro, nel senso che a un certo punto mi sono appassionata a quello che è un discorso della creatività e dell'artigianato made in Toscana, e su questo argomento ho fatto varie interviste e vari pezzi legati a dei personaggi che lavorano in Toscana. Ci sono alcuni grandi come può essere Vanni di Filippo, che è la Griffa e il Bisonte, la signora Angela Caputi giù nei Bijou, la signora Caponi che ricama i corredi per Buckingham Palace, Ermanno Cervino che fa una moda ancora cucita a mano nel suo atelier sulle colline vicino a Firenze. Poi chiaramente lavorando su questi argomenti, cominciando a frequentare le sfilate di Pitti, le sfilate di Milano, mi è venuta questa idea di dire: ma cerchiamo di approfondire l'argomento per capire se questa creatività effettivamente va avanti, cioè ci sono dei giovani che stanno raccogliendo il testimone. E da quello sono venute fuori delle belle storie di ragazzi più giovani che non sono ancora dei grandi ma che forse si apprestano a diventarlo. E allora queste interviste, alcune approfondite, altre fatte completamente snovo, sono diventate 25 storie che io ho raccolto in questo libro. È un'idea, diciamo, abbastanza originale, ma più che altro l'importante penso che sia la continuazione, no, di queste attività. Esatto, perché io ho trovato dei ragazzi, diciamo, under 30 in questo momento, alcuni che vengono dalla scuola, che più o meno è il polimoda, oppure lauree tipo architettura o design industriale, eccetera. Altri invece che sono autodidatti e che magari stanno portando avanti una tradizione di famiglia. E questo è bello perché magari c'è stato un momento negli ultimi 30 anni in cui i giovani dicevano: io prendo il pezzo di carta e poi vado a New York. E invece alcuni privilegiano di rimanere sul loro territorio e portare avanti dei mestieri, fra virgolette, che magari si rischierebbe di perdere. Questa è una cosa che succede solo in Italia o pensi che succeda anche all'estero? Ma dunque, all'estero chiaramente hanno delle tradizioni diverse dalle nostre. Le nostre sono tradizioni che molto radicate. Per esempio c'è dentro questo libro la storia di una ragazza fiorentina di 23 anni, Sara Meucci, che lei viene da una famiglia di cappellai, 100 anni di tradizione alle spalle, e lei attualmente una volta l'anno riceve ragazzi che frequentano il FIT di New York, il Fashion Institute of Technology, gli insegna a fare i cappelli e poi le va negli Stati Uniti a insegnare a fare i cappelli. Quindi io credo che più che altro sia il sapere italiano, il sapere toscano che viene portato all'estero, e quindi qualcuno cerca di portarlo avanti anche fuori dai confini nazionali. Per curiosità, questo libro è stato presentato già a Pisa, a Firenze e alla fine a Livorno? No, dunque è stato presentato allora a Lucca, che è stata una piccola presentazione di prova. Poi l'abbiamo fatta a Firenze perché allora in questo libro ci sono anche degli artigiani creativi che sono fuori dall'area fiorentina. Però sicuramente l'area fiorentina è quella dove si concentra il maggior numero di queste persone che stanno portando avanti questi mestieri. E quindi Firenze è stata un po' una tappa obbligata. Poi ci saranno delle presentazioni successive alla Versiliana, poi probabilmente alcune lungo la costa degli Etruschi. Sicuramente si farà Pisa in un secondo momento, quando ci sarà il Book Festival quest'autunno. Ed ascoltiamo adesso una delle persone, una delle ragazze che sono state intervistate per questo libro, che era presente dunque alla presentazione. È parte di questo libro, no? Sì, sì, Elisabetta si è giunta in corsa, una cosa che ci ha fatto molto piacere. Noi siamo una NOT di anima sia livornese che palermitana, siamo due sorelle che hanno conosciuto un ragazzo palermitano, sono uniti e abbiamo dato vita a questo progetto pieno di sogni che sono divenuti realtà, che sono collezioni uniche di borse e accessori che realizziamo completamente in Toscana con pellami pregiati. In più una NOT ha una piccola bottega a Milano, nel cuore di Milano, in via San Giovanni sul muro 4,
una via antica di shopping milanese dove ci sono ancora gioiellerie artigianali, quindi una parte molto molto particolare. Poi in generale distribuiamo anche in altri negozi in Italia e all'estero, soprattutto all'estero, dove logicamente il Made in Tuscany è sempre più apprezzato. Quindi questa iniziativa, diciamo, dal tuo punto di vista è una promozione utile? Assolutamente, assolutamente, anzi ringrazio tantissimo Elisabetta per questo libro e per aver fatto sì che possano, tramite le sue parole, tramite le sue righe, essere emerse alcune realtà imprenditoriali toscane giovani che magari tramite altri mezzi non avrebbero potuto farlo, ecco. Quindi raccontare della Toscana giovane, della Toscana imprenditoriale, di quello che ci circonda è super super importante. Ed infine ascoltiamo Riccardo Repetti, il fotografo che ha condito con le sue foto questo libro. Te hai curato le fotografie di questo libro? Sì, sì, sì. Come sta? È stata un'esperienza bellissima, nuova, completamente nuova rispetto al lavoro che faccio io. Cioè, da fare foto di cronaca a fare foto un po' curate, insomma. È stata una bella esperienza, molto positiva. Sono trovate anche cose particolari che non ti aspettavi? Diciamo che per me è stato un mondo nuovo, sconosciuto, che non mi aspettavo, è stata bella. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.